vita piena di sogni, bella nel tuo candore, corri, non ti fermare, ascolta l'eco della tua gioia che dice va. Corri, 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 corri nei tuoi sogni e la tua splendida realtà. Non ti fermare, non ti svegliare, testa piena di sogni. Questo è il tuo mattino. Corri sul tuo cammino, il sole splende già. Carcerate! Ferma, cesterina! Ti stroso io! Ma perché, che ho fatto? Ti ammasso! Eccola lì! Eccolo, te lo si... Dai attento, papà! Dove hai messo il moschito? Parla, ladra! Ma che ne so io dei moschiti? Bugiarda, vigliacca, ladra, sfamata e controsfamata! Di un po', dove hai messo il moschito? Avanti, sputa! Me l'hanno fregato! Ma sai, ecco, parla pulito quando parli con me! Parla pulito! Caricate, che è tardi. Ma se me l'hanno fregato, che colpa c'ho io? Aia! E non mi date in testa, gente, mi fate male! Dove voglio? E adesso vieni qua! Impara l'educazione, capito? A casa poi facciamo i conti. Non ci vengo a casa, non ci vengo! Guardala! Ti ci porto io, a schiaffoni! A calci, a starlo! E giù, da basta! Cosa vuole sto terrone? Uè, Babbo Natale, tua figlia? Sì, ci mancherebbe anche questa disgrazia. È un'animaccia ladra, non lavora e ruba i moschiti. Mai a lavorare, ruba, io vi rompo la faccia, eh! La senti, la senti? Lasciala perdere. Poi dico, fate gli affari tuoi. Io sono il padrone e se voglio l'ammazzo subito. Giù le mani, va. Fate gli affari tuoi, ti ho detto. E parli un po' più indietro. Vuoi una lesione? Quattro contro uno, fuori dai piedi. Adesso ti ci metti anche tu. Sì, sono amico suo. Ma il moschito era mio, chi me lo ripaga? Quanto c'hai tu in tasca? 2000 lire, anzi 1800. Dagliele. Ma come, tutti i soldi miei? E io come mangio? Daglieli, sbrigati. Gli le do 1500. No, glieli dai tutti. È facile fare il generoso con i soldi degli altri. E la differenza? Chi me la dà la differenza? La Befana. E va bene, io non mi muovo. Voglio vedere dove va. Voglio vedere dove scappa. Stupida. Ehi, metti stai, giù quel sasso. Ti stroso io. Ma dimmi un po', ma che cosa c'hai tu dentro la testa? Lascia giù la ragazza, o chiamo i carabinieri. Ti facciamo arrestare. Ci mette sotto questo, eh! Fermi, va! Arrotati le corna! Fermatevi, farabutti! Fermatevi! Mascalzoni! Prendi giù il numero della targa! Che vecchiaccia! E spegni, le discese l'hanno inventata apposta, si consuma la metà. Se non si approfitta quando il camion è scarico. Sta attento al freno. Quanti anni c'hai tu? Pochi. Cominci presto a fare il suocero. Senti, come ti chiami? Borasio Esterina. Ce l'hai 20 anni? No, 17 per i 18. Ricordati piuttosto di far registrare i Ferodi a Torino. Che ce li siamo giocati a furia di frenate. Vabbè.
Da dove vieni? Ti piace ballare? Eh? Che ne pensi di bei giovanotti come me? Tu non sei un giovanotto, sei uno sposato. Come la fai lunga? Gli sposati sono più collaudati, no? Ai! Ma che sei matta? Le mani in tasca! Questa deve venire dalla parte Italia! ma tu perché ridi? Perché mi fai ridere, è la prima volta che trovo uno che mi fa ridere. E adesso hai trovato uno che ti fa scendere. Perché? Che ho fatto? Oh! Ma che ti sei offeso? Scendi. Per mezza risata, hai esagerato. Dai, scendi. Il paese è passato, non c'è nessuno. Salta giù. Allora. Ma io devo andare a Torino. C'ho la mamma che sta per morire. È all'ospedale. Davvero? Apposta sono scappata via per andare a trovare la mamma che sta per morire. Poi viveranno rimorsi, a voi a chi mi ha fatto del male. Nemmeno pietà di una madre che sta per morire. Magari adesso è già morta. L'ospedale sta tua madre? Lo sanno nella casa dove faceva la serva. È da queste parti? Te lo ricordi l'indirizzo? Affari miei. Lo vuoi un gelato? No, non mi piace, fa venire i brividi. Allora me lo prendo io. Bellezza, fai vedere le novità. Ecco, signore. No, non mi piace. Salve. E lei niente? Secondo quello che offre. Ma sono fidanzata, sa. E non sei contenta? Ti sposi? Hai trovato il pollo, eh? Lo vogliamo fare un ragazzino stasera? Ma dai! Ehi! Tieni, Belcit. Sei ancora qui tu? Beh, volevo salutare. Ah, ho capito. Tieni. Dai, Gino, vieni! A stasera. Se ho tempo. Ehi! €500 di gelato. €500? Sì, 500. Ma che cosa ci vengo a fare? Perché hai paura che ti mangi tua moglie se non ci sono io? Ah, vai. Lo senti? Deve esserci mio cognato. Quello ha un giro di amici. Oh, gli danno il 30-40% di interesse. E magari ci converrebbe pure a noi, no? Senti, perché non ci vediamo direttamente in banca? Magari... ma che scherzi? Ormai sei arrivato fin qua su e non vuoi entrare. Dai, vieni, vieni. Forza, entra. Oh, Piero. Maria, c'è Gino. Buongiorno, Gino. Vedi, c'è tutta la famiglia di tua moglie. Ci vediamo stasera, No, ma è già partito. E magari, se ci aiuta un santo. Dai, che ci beviamo un bicchiere di vino. Ma sì, entri. Sì, ma non vorrei... Ehi, guarda. Ciao, Piero, ben tornata. Ciao, papà, ciao. Ciao, ma... Ehi, Rosalietta, bella di papà. Ecco qua. E Luigino dov'è? Sì, adesso vieni. Beh, Anto, l'hai portata le 30.000 lire? Era venuto proprio per dirti che alla società gli hanno promesso di ridarglielo più in là, verso Natale. Ma però il doppio. Lo sapevo che andava a finire così, lo sapevo. È inutile, i soldi non bisogna prestarli neanche alla propria madre. Perché solo che me le ridavano ora? Chi te lo disse? Ma guarda che brutto traditore, guarda che assassino, mi ammazzano giorno per giorno, tutti i giorni. Ma l'ho capito o no? Devo pagare una cambiale dentro stamattina! Non sarà mica la morte di un uomo! Glielo dite a quelli della banca, un errore lo può commettere anche mio fratello. Tu sei pure stupida, sei. Ma che ci devo fare? Che ci devo fare a sta razzaccia vostra? Tutti pronti, forchetta in mano a sbafare alle mie spalle. E guardalo là, mezza botta. No, vieni qua, cravatta mia, fazzoletto mio, giacca mio. Nudo, ti devi mettere come il ladro che sei. Ciao, Piero, io me ne vado. Niente, niente. Fammi passare. No, ti prego. Senti, lasciami passare che ti prendo a schiaffi, Papà, papà. Luigi. Guarda che mi hanno fatto. E che anche gli esercizi di barbiere in testa mio figlio viene a fare adesso. Per il mestiere. Deve fare l'esperienza. Di bene. Senti, Pierozzo. Vattene, devi mettere piede a casa mia, se no mi mangio un cuore, Ma Piero. Perduto. Senti, Gino! E aspettami! Senti, Gino! Credi che ce la rinnovano la cambiale? Sì, quella è già dal notaio. Mannaggia quel maledetto ladrone! Chiude un'amica mia! Aia!
Ma che si è rotto? Ma che cosa? Ma che fa qua sopra? Accidentaccio, da dove sbuchi? Possibile che ci devi stare sempre fra i piedi? Avevo sonno e mi ero addormentata, ecco. E tua madre? Tutta quella storia che stava per morire? Non è vero niente. Se no non mi portavate fino a Torino. Lo capite che rimanevo a piedi? Senti, io non... Va. Dai. Vabbè, me ne vado. Ma vi do tanto fastidio. Le candele, guarda le candele. Te la sei rotta la testa? No. Peccato. Quanto costa questo camion? Eh? Beh, perché se volessi comprarlo, a cambiali magari. Beh, allora cosa abbiamo deciso di fare? Ci pensi un momento, non ci rovini. Sono 30.000 lire, mica un patrimonio. Ci dia una mano per questo mese, non è mai successo. Veramente è successo anche il primo mese. Vabbè, ma c'era scoppiata una gomma mica scoppia tutti i giorni. Vogliamo fare in fretta con quel carburatore, per favore? Io dico che è onesto se la rinnoviamo a 15 giorni. Lo farei pure, ma c'ho i pagamenti, le tasse, le spese di famiglia, la previdenza sociale. Sa quante volte vi invidio a voi altri? Senti, ma io che cosa le devo dire per queste 30 sporche mila lire? Che mi è cascata la casa addosso? Che mi è venuto il cancro? È inutile che ti metti a fare il pagliaccio, non ride questo qui, lo vedi che non ride la mia... Ah, se voi perdete la calma, io non discuto più. Ma che calma e calma, uno sputa sangue notte e giorno per fare un passo avanti e... Io non so più. Forse ve le potrei trovare io le 30.000 lire. Ma non so se vi conviene, quando uno arriva a mettersi in mano degli strozzini... Magari per un mese sono capace di chiedervi 10.000 lire di interesse. Sì, ha ragione lei, non conviene. Avete tempo fino alle 4. Fatevi i vostri conti. Vedete se per voi è meglio perdere il camion o buttar via qualche migliaio di lire. Pensateci e poi fatemelo sapere. Arrivederci. Io gli farei un... Gli interessi li pago io. Cosa vuoi pagare tu? Gino. Le volete 30.000 lire? Esterina, levati di mezzo. Oh, ma credi che non ce l'ho 30.000 lire? Esterina, non ho tempo da perdere io. Aspetta un momento, sentiamo, fammi capire. Ho lavorato tutta la vita, mica ho fatto la fannullona. Ce n'ho anche più di 30.000 lire. Buonasera. Ah, lascialo perdere, ce l'hai davvero i soldi? Quanti? Madre, allora ce le presti le 30.000 lire? E tu che mi dai? Che ti do? Ti do una bella ricevuta con firma, controfirma e bollo. È meglio una cambiale. Ma che ne sai tu delle cambiali? Le cambiali sono tutte truffe, proteste, tribunali, imbrogli, avvocati, sequestri. Il padrone mio ci si è fatto ricco con le cambiali. Signora o signorina? Nubile. Ecco fatto. Tieni, firma pure te. Io non firmo niente. Questi sono pasticci tuoi, te la vedi tu. Mi dai un caffè freddo? Senti, qui c'è l'indirizzo, eh? Passi da casa mia, baci i ragazzini, saluti mia moglie, ti pigli la cambiale... E te ne vai. Benissimo, passo da casa tua, saluto tua moglie, bacio i ragazzini, prendo la cambiale e me ne vado. Senti, vuoi un vermouth? No, non mi piace, sa di olio. Grazie. Grazie a te. Ciao, Gino. Ciao, grazie. Sei contento? No. Beh, perché una mano lava l'altra, no? Salve, ragazzi. Ciao. Ciao. Scusatemi se vi pianto, ma se non trovo un posto da dormire. Figurati, fai il comodo tuo. Magari domani siamo tutto il giorno insieme, eh? Ciao. Ciao. Oh. Questi soldi li abbiamo trovati proprio per la strada, come la cicoria. Però questi soldi non mi piacciono. Ma insomma, che cosa dovevo fare? Dovevo rubare, dovevo commettere un assassinio. E poi che porta una sfortuna. Dai, non fare il tragico. Beh, ormai è fatto. Su, vado a pagare la cambiale. Serve la cicoria, eh? Chi è che vuole andare a Livorno? Io. Solo carico di ritorno, però. E l'andata? Bisogna arrangiarsi. Qualche fusto di olio minerale a 9 ligure. Andiamo, Fiei, i soldi per le sigarette. Io non fumo. Neanche mi. Noi ci abbiamo troppi vizi, lo pigliamo noi. Partenza? Stasera. Tu, morta fame. Sbrigati, Piero. Un po' di gelo? No, grazie, non fa niente. Dai, su, muoviti. Dammi un altro bacetto, un altro. Ma smettila, va. Guarda che se mi metto le corna t'ammazzo, sai. Te le meriteresti quasi quasi.
Senti, vai al cinema questa sera? No, Piero, non mi va, sono stanca. Stanca, eh? Stanchissima. Forza, Piero. Ci abbiamo il miele, noi. Andiamo. È tardi. Ah, all'orologio. Ah. Ciao. Arrivederla, signora. Arrivederla. Ciao, Piero, mi raccomando. Ma quante storie, i miele, i baci. Siete sposati da 10 anni, fate pena. È l'amore, figlio mio. Ciao, bambina. Fermi, fermi. Ve la squagliavate con le mie 30.000 lire, eh? Sta buona, signora, sta buona. Già, perché io non conosco Torino e chi vi ritrova. Ma io vi ho trovato lo stesso. Ma sta zitta, parla piano. E parlo come mi pare. Giù, qui non parte nessuno, prima voglio la cambiale. Non vi lascio finché non me la date, eh? Cerca di ragionare, noi dobbiamo partire. E parto pure io. Senti, Esterina, non... Tanto mi piace viaggiare. E chi l'ha visto mai il mondo? Stai buono. Se no mi ridate le 30.000 lire, una sull'altra. Dai, non parla stupida. Al ladro! Beh, adesso... Al ladro! Hai capito? Smettile, vattene. Niente se mi ammazzi. Vattene! Oh! Dai, giro presto, se no arriva gente. Testone, è colpa tua. Ma i soldi, ma i soldi miei. Sì, va bene. T'ho detto vattene, te li ridiamo, ma ora fila. Vigliacchi, ladri, in mezzo alla strada mi mettete. Oh, oh, è inutile che... Al ladro! I soldi non ci sono, hai capito? Non ci sono. Vattene, vattene! Ah, e ti vedi il cazzo! Disgraziata. Ferma! Fermatevi! Mattatori, fermatevi! Ladri! Ladroni! Fermatevi! Dico, sei impazzita! Guarda che ti schiaffo dentro, hai capito? Sei un incosciente! Adesso quella ci frega. Sta zitto che è meglio. Ce l'hai tutte tu le idee. Il viaggio l'hai preso tu. Con quella matta ci hai parlato tu. Certe volte mi... E dai, porco cane! Ma, insomma, la cambiale non l'hai voluta firmare. Il viaggio c'era soltanto questo, prendere o lasciare. Che cosa dovevamo aspettare? Che ci sequestrassero il cane? E se adesso parla quella lì? Attento, attento. Eccolo. Buonasera. Senta, noi siamo amici del maresciallo Grossi. Fate vedere il libretto. Sì. Via! Va bene, ma la prossima volta guardiamo anche i fari e le frecce. Grazie, grazie, grazie mille, grazie. Sempre a posto, freccia, farali, freni, tutto. Ma chi ve l'ha data la patente? Chi ve l'ha data? Levate le lumache! Cosa c'è lì nel cassone? Dai, vai a guardare! Ah! Ai! Devi pescare la stradale con la ragazza a bordo! Oh, ma dove diavolo mi avete portato? Ti darei uno schiaffo! E provaci! Ciao, Gino. Ciao, Nora. Dai, dai, sono lavora. Sono impaceto, eh? Oh! Accidenti, quanta roba! Ti giuro che non me ne ero neanche accorto. Ma è dal primo momento che ti dovevi accorgere chi era. E dove l'avete rimediata quella lì? È tutta sinistrata? È una poveraccia, non c'aveva una lira e gli abbiamo dato un passaggio. Oh! Oh, basta! Aspettami che ritorno! Sembra di stare in montagna! Ehi!
I say thank you very much. Oh, thank you very much. Ehi, ragazzi! Vi state stordendo il portafortuna! Eccomi! Partite pure! Ciao, operaio! Ciao, Fata! Questa ci doveva succedere. Ma che, si è sgonfiata una gomma? Perché si vede? Tutte quale venite a sgonfiare? Mo le galline non si toccano, beh! Oh, non abbiate paura, ci penso io! Serve qualcosa? Sì, che ti levi di mezzo. Mi raccomando, le galline. Esteri, pure tu! C'è un bel guaio, ne? Cos'è quel coso? Mo, non lo so. Lei il Creek. Allora perché me l'hai domandato? E tu lo sai a che serve il Creek? Io no. Sbattervelo in fronte, se non me ne andate subito di qua, via! Su, dammi una mano. Subito. Tieni questa. Mo che razza di casa le costa? Tutto il giorno camion. E poi mi rubano le galline. E poi me le ammazzano. E alla notte chi dorme? Trema perfino il letto! Perché non vi spostate? Mo brava! Vieni ben qua che ci diamo una spinta! Dai! C'ho da fare adesso, non vedete? Quanto è bello, eh? Che cosa? Lavorare, no? Dai, tieni un minuto questa. Dai. Ecco. Serve nient'altro? Per adesso no. Vatti a lavare la faccia. Perché, come sono? Sembri un pagliaccio. Vieni. Perché hai quella faccia? Beh, come la tua, sai. Ecco qua il catino. Grazie, signora. Ah, c'è l'acqua fresca. Opla. Oh, ma ce n'è dell'altra anche per loro? Oh, sì, c'è il posto. Di un po', qual è il tuo di quei due del camion? Indovinate un po'. Beh, francamente quello coi baffi è un po' maturetto. Mi serve un pollo 800 lire il chilo. Grazie, momentaneamente non ho fame. Boh. Lo vuoi un uovo? E tu? Ma me ne rubo un altro. Grazie. Ma così non sei pulita. Adesso ci penso io. Ecco, facciamo con la pompa. Con la pompa? Ma no. Aspetta, non la metterla più su, guarda. Ecco, più su, alta, alta. Ecco. Ma che fai? Chiudi, no? È vero. Accidenti. Hai avuto una bella idea. Mi fate passare, fatemi passare. Oh, sei caduta dentro il pozzo. Beh? No, 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 ferma, ferma, ferma così. Hai cambiato tutto. Hai visto com'è? È come i cappotti, a doppia faccia. Ma ve ne volete andare? Per mezzo sguardo. Niente polli per questi bravi giovanotti? No, signora, no, grazie. Solo un po' d'acqua per darci una sciacquata. Ma è un po' poco, ma sciamma. Esteri, ti posso dare una mano? Ma vattene, stupido. Troppe ne ho viste. Qualcosa che non va? No, no, grazie. Che c'è? Esterina. Esterina, nasconditi. Nasconditi, che c'è la stradale. Uffa. Qua, bevete. Grazie, signora, grazie. Senza complimenti, il vino fa buon sangue. Avanti, diglielo. Ma come si fa? Io non c'ho il coraggio. Fa come ti pare, ma io non la voglio più sul camion. Qui ogni momento passa la stradale. Io non rischio una grana perché tu ti sei fidato di una matta. Ma che matta? Ricordati che quella matta ci ha dato le 30.000 lire senza uno straccio di cambiale. E poi siamo a 200 chilometri da Torino. Se ti serve una ragazza, le strade sono piene. Avanti, diglielo. Ma è possibile che ogni volta che c'è una rogna me la devo grattare sempre io? E poi... E poi guarda, sta sul camion. Vai e diglielo.
Andiamo? Subito, principale. Metti un po' questa. Che? E così cambi faccia, sempre le stesse. Ma va. Ehi, salutami Gino. E perché? Così gli fai un saluto. Arrivederci. Ci vediamo. E speriamo che quando tornate facciate la stessa strada, beh. Arrivederci, signora. Arrivederci e buon viaggio. Grazie. Esterina! Esterina! Un altro uovo, lo vuoi? No, basta adesso. Vieni, bevilo. È caldo, caldo. Non posso, bevilo tu. Ciao. La 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 cosa strilli, eh? Posso scendere, ho freddo. Scendi, va? Senti, dice che ha freddo. Lo pigliamo un caffè? Va bene. Senti, Piero, ti faccio una proposta. Che ore sono? Eh? Aspetta un momento. L'una meno un quarto. Beh, restiamo 5 minuti qui. Poi facciamo tutta una tirata fino a Cimigliano. Scarichiamo, partiamo subito e siamo a Livorno domani sera. E facciamo un'altra notte in camion. Eh beh, lo guido io. Ma non è per questo, ma quando è che mi metto a letto e ci resto? Quando muori. Ora mi sento meglio. Prima mi sembrava di morire con tutta quell'aria. Sai quando ti strozzano? Ma chi ti strozza te? Beh, a me faceva quell'effetto. Sì, che bello! Mi insegna a fumare? Tieni, tira e butta giù. Giù, giù. Brucia! È sempre una vaporiera, sempre. Fai vedere tu come fai. Poco alla volta, eh? Ci riprovo. Ecco così. Adesso un po' ne mandi giù e un po' ne butti fuori. Brucia meno. Vabbè, ma se parli il fumo se ne va tutto. Meglio, tanto non fumo più. E perché? Se no mi prendo il vizio. Serve niente? No, grazie. Ciao! Ciao! Ehi, aspetta, mi serve quella lì. Non dici niente, che vuoi che la regali? Questa l'ho pagata, sai. Va bene, pago la metà. Se ci sta. Ehi, piano, non sono mica all'asta io. Stanotte mi sposo, baffetto. Anima dai, mia. Fammi salire. Scelgo io, caro. Vabbè, se è questione di scelta. Dove lo trovi uno meglio di me? Di un po', ce l'hai la bocca, bambolo. Bocca e tempo quanto te ne serve. Ma tu ci sai fare? Dai, su, monta, che aspetti? E tu vai indietro, no? Sapessi quello che perdi. Ah, baffetto, una quando si sposa. Ciao, Piero. Ciao. Divertitevi. Quella lì, manco gratis, una donnaccia è. Fa freddo qui, eh? Io vado dentro.
Io sento un freddo. Beh, che cosa succede? Niente, niente. Dai allora. Vattene che mi fai male. Ma che ti prende? Ma perché ti arrabbi? Che cosa ti ho fatto? Perché sei venuta qua su? Che ci sei venuta a fare qua? Avevo freddo. Vieni qui. No, lasciami. Sì. Lasciami, no. Senti, adesso basta, no. Mi sono stancato. Ciao. Sei proprio una stupida, sei. È matta, vuol fare ammattire pure me. Senta. Beh, che c'è? Questa volta c'ho proprio un affare d'oro. Vediamo. Ma di che si tratta? Però non meno di 30.000 lire subito, eh. Un momento, 30.000 lire è una parola, eh. Notte uno, giorno uno. Notte e giorno fanno due. E poi? E poi ti ammazzano prima e ti mangiano prima, un bel guadagno. Perché? Ma perché li alleva per i polli stessi. Quando uno deve morire, meglio si spicci, un trova? Morire il meno, ma qui diventano matti, eh. Allora eccoci via, eh. I pantaloni ce n'è di tutti i tipi, c'è l'imbarazzo della scelta. Però che aria triste hanno, poveretti. Certo, tutta la vita in gabbia. Quanti sono? 22.612. Sai se fanno la rivoluzione? Ma come la fanno, se sono chiusi in galera? Se adesso mi offrissero una coscia di pollo, non accetterei. Ma chi te lo offre? No, guarda, mi piacciono i tuoi. Oh, ma questi sono come nuovi, eh? Porcaccia miseria. Ma io te li pago i contanti, mica rate, sai. Vabbè, allora, portati e conta fino a 30. Quando pisto, gira la faccia. Vabbè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 18, 19, 20, 21, 22. Vi piacerebbe un bel tratto. 26, 27. Ci facciamo due passi, eh? 29, 30. Aspetta, non ti portare. Ah, per me? Fa pure piano. Dunque, calcola la prima gomma al 50% e la seconda al 30. No, al 40. Più o meno. Insomma, quanto mi date? Facciamo 10, 12.000 lire. Ecco. Ma che siete matto? 12.000 lire in un copertone così. Non vale di più. No, il matto sei tu. Niente. Senti, io devo ridare le 30.000 lire a quella lì a costo di andare a rubare. Già, e così rischiamo di rimanere per strada. Di rimetterci il carico, il viaggio. E magari di andare a finire in un fosso. Non me ne frega niente. Frega me! Il camion è anche mio, il viaggio è anche mio. Tu non vendi niente, capito? Ma dico, insomma, chi decide? Decido io. Ecco le gomme. Vada, non toccarle. Levati, va! Ti spacco la faccia io! Ma io non voglio più niente, neanche un soldo voglio. Perché litigare? Guarda che questo sta cercando le 30.000 lire per te. E io ho cambiato idea, non voglio più niente. C'hai un'elica tu al posto del cervello. Sì, hai ragione, ma io ci sto bene con voi. È la prima volta che mi diverto. Finora non ho mai avuto amici. Voglio venire via con voi, ci ho preso gusto a girare il mondo. Non mi ero mai mossa dal mattone. Ma quale mattone? È un modo di dire, no? Gratis, tutto gratis. Neanche un soldo voglio. Ma adesso non mi mandate via, vi posso dare una mano. Sei ancora arrabbiato? Ce l'hai con me? No, con me.
Ma allora ti passa subito, no? Quell'altro invece, accidenti, quando sarà vi sembra latte col vino. Che cosa vuol dire? Veleno fino. Dammi una mano, va. Dunque, 1 a 5. E questa a strapagarla 9, 10. Ma che vuoi? Vattene, va. Un matto. Insomma, diciamo 16 e mezzo e facciamola fare, eh? Sì, un bel affare. Ti piacciono le gomme, eh? Ma qui non si vende niente, neanche un chiodo si vende. Dai, andiamo via, forza. Neanche va. Se muori. Piazza, accelera, va. Strozzino, strozzino. Chi ha chiamato? Ma guarda un po' sto smorfio. Fattore venduto, strozzino, cretino. Aiuto, gente, maledetti. Chiudetemi le porte. Chiudete le gabbie. Non potevi farne a meno, vero? Accomodi tu e tu non ci rinunci mai. Scusa, la gomma bisognava cambiarla lo stesso. Cambiarla qui o a Livorno è la stessa cosa. Anzi, così fai guardare la balestra e l'attacco. Ah, va, spicciati. Che ci vuoi fare? Sono necessità fisiologiche, no? Ma dai, alle 11. Ciao, Esterina. Vergognati. Ah, pure tu. Ah, le 11 davanti all'osteria, eh? Ciao. Va bene. Andiamo. Permesso? Guarda chi si rivede! Come va? Come la sta, sto Bene, Piero? Bene, grazie, signora. Senta, è libera. Come l'aria. La venga, la venga. Mi raccomando, signora, i rumori, ho bisogno di pace. La sentirà, che sogno. La guardi, i muri li ho fatti rimbiancare che sarà un mese. Perfetto. Buono, eh? Non faccio per vantarmi, ma letti così non ce ne sono mica tanti, sa? Qui la ci sprofonda, la si risveglia fra 3 giorni. Ecco fatto. Ecco. E a che ora la sveglio, so Piero? Tardi, signore, il più tardi possibile. C'ho un sonno. 10 minuti alle 11, eh? Sicuro? Sonni d'oro, so Piero. Ehi, Torino! Regolati! E chi vi disturba? Siamo di un'altra misura. Ecco, se ti cercano va bene, ma tu cercare, hai capito? D'accordo, state tranquilli. E adesso noi che facciamo? Aspettiamo. Stiamo qui, si rimediasse qualcosa. Ma io mi annoio. Se vuoi, qui dietro c'è un cinematografo. Al cinematografo ci vanno i fidanzati. Andiamo a spasso. No, non mi va di camminare. Ma di un po', ti sono così tanto antipatica. A che c'entra la simpatia? Ti piace proprio il carcere? Certo che mi piace. È mio. Vedi, il camion è un'idea giusta, è... Ma che capisci tu? Boh. Io trovo che non è un granché. Non parla, non ride. Apposta, mi piace. Quando hai finito di pagarlo, te ne sei già bello e stufato. Figurati che me ne voglio comprare un altro. E poi? E se va bene, 10, 100. E che ci fai con tutti questi camion? Faccio lavorare gli altri e io mi riposo. Non voglio finire come Piero, tirare la carretta tutta la vita. E nemmeno finire come mio padre. In pensione a 60 anni e poi fare i conti perché non c'esce nemmeno il bicchiere di vino.
Voglio divertirmi io, perché si campa una volta sola. E non mi lascio fregare né dalla moglie, né dai figli, né dalla casa. E non mi lascio fregare neanche dai padroni. Ma che fai? Smettila. Smettila. E perché sono tutte sporche? Guarda, ti arrabbi e non pensi mai alle scarpe. Scusate, è vostro questo camion? Sì, signora, perché? È libero? Secondo per che cosa e per quanto tempo? Per un paio d'ore. Mi serve per fare un trasloco. Affare fatto. Tu non ti impicciare. Su, quanto volete? Non so, dipende dalla distanza e dal carico. Oh, è tutto qui in città e neanche riempirete il camion. Facciamo 4.000 lire l'ora. Troppo caro. Vabbè, pazienza. Ma facciamo 6.000 e per due ore. 7.000 e tutti contenti. E sta zitta. Va bene, d'accordo, però facciamo presto perché non ho tempo da perdere. Senta, signora, ci vorrebbe qualcosa come conto? Ecco, questo è l'acconto. Il resto ve lo do dopo, seguite quel tastino. Va bene. Esterina, tu in queste cose non ci devi entrare. Credevo di farti un piacere. Beh, un'altra volta zitta e mosca. Un'altra volta ti saluto. Ehi, Torino! Che cosa vuol dire ti saluto? Niente, ti saluto, ti saluto. Mi hanno cercato. Non c'è niente da... Quando abita? Lasciate passare. Via, potete andare. Circolare, circolare. Comprate, via, libero, quattro. Via, via, circolare. Venite, venite. Caricate questa roba, portate via tutto. E dove? Oh, ve lo diranno loro. Ma chi sono? E a lei che gliene importa? Su, cominci a caricare, su. Lasciatemi! Ma non potevate aspettare almeno domattina? Che vuole che ne sappia io, signore? Allora? Il vecchio non vuol venire fuori. Uffa, siete in cinque, è possibile che non riusciate a convincerlo? Si è attaccato alla porta del cesso parlando con rispetto. Che brutta cosa la vecchiaia. Cosa si deve fare? Me lo sa dire lei. Adesso ci voglio provare io. Sì, bravo. Mi muovo! Parabuzzi, ladri! Ai! E sta attento. Esterina, dai. Senti, questo lavoro non mi piace. Ridai i soldi alla signora. Io te l'avevo detto di farti gli affari tuoi. Adesso è tardi. Beh, io me ne vado. Non posso sopportare la gente che grida. Ecco il saldo. Grazie. Buonasera. Tutti, schiavi! Io mi ribello alla prepotenza e all'ingiustizia. Lasciatemi. E queste isole? Che sono? I crumiri, eh? I crumiracci al servizio del diavolo sono. Ma no, guardi, lei si sbaglia, noi non c'entriamo per niente. Le assicuro che noi non lo sapevamo. Niente, nessuno, vergognatevi, maledetti. Siete due onigli al servizio di bella donna. Del ma suo no, danaro. Ma vabbè, ma dove vado se non me lo dicono? Dove si in viene? Una pubblica ritirata. Adesso basta, avanti, sali. E dove si io vado su. Dove? Me la pagherai. Io ti maledico, autista. Va bene, non mi maledici, sì. Mai rovinato. Vieni qui tu. Coraggio, su. Un momento, ecco. Guarda l'equilibrio. Ma non perdi niente, anche piano. Tu. Ma perché vi hanno mandato via? Tutta questione di vetrini, di soldi. Beh, se non pagavate ha ragione la signora. Ma chi un pagava? Mi sono svenato. Ci ha buttati fuori per vendere il terreno e farci un casone grosso così come la sua facciaccia. Ma io vado a casa sua, la prendo per i capelli e la trascino per la città. Nuda! Nuda come Maria Maddalena. La guanto te. E con questa cinta la frusta a sangue a forza di alci le gonfio il sedere così. Così come una atinella. E poi voglio vedere quello che mi fanno. La calpesto io e ci passo sopra con l'aratro. La sbudello. Bravo, bravissimo. Oh, allora, dove devo andare? Spicciatevi, dite dove ci deve lasciare, che ha preso. Etati tu, pessimista. Su, avanti, facciamo presto. Oh, calmati, giovanotto. Tu prendi ordini solamente da me. Aiutami, scemo. Fermo! E qui, mi faccio vedere io. Tiranni, ascolta popolo! Affamatori, vigliacchi, ladri, affogate tutti nel buo del liccio. Ci volete rovinare, ci volete rovinare, carcerati, babbo. Si è ubriacato anche oggi. Dio distruggili, o me Sodoma e Gomorra. Manda l'angelo con la spada infuocata, ladri, venduti. Bravo, bravissimo. Le vostre rovine. Sì, ci sono le guardie. Monti su, ma mi vuol mandare in galera? Oh, magari, un vedo l'ora. Ehi là, che succede? Ha ragione, lasciatelo parlare. Signorina, per carità. Alto là, fermate! Basta, giù tutti! Via! Ma dove siamo? Via! Ci fosse almeno un altro po' mi mandate in galera con tutto il camion, voi!
Sì, basta, capito, mi sono stufato, andate dove volete. Sì, giovanotto, ma un insistere, scusa, lasciacemi, vuol dire che dormiremo sotto le stelle. Sotto le stelle all'inferno, per me è la stessa cosa. Piuttosto. A momenti rischiavo di rimetterci la patente e anche la licenza. Ma come, li pianti qui? Stai zitta, Esterina, non ti impicciare, hai capito? Vattene, vattene! Che crudele sei con i bambini, senza neanche una minestra calda. Oh, se la comprano! E con che? Non hanno neanche gli occhi per piangere. Ecco, ecco, è vero, è per questo che uno grida, perché la tasca è vuota, lo stomaco è vuoto, il fiasco è vuoto. Ma guarda un po' che mi doveva capitare. Ma che cosa vi posso fare io? Niente, strozza! Ma lo senti? Ma lo senti come piangono? Che cuore di pietra hai! Andiamo, risalite. Oh, signore, comandi tu adesso, il camion è tuo, eh? Per 30.000 lire pulite e pulite. Ah, sei un proprietario. Ma che comproprietaria. Su, andiamo. Tanto dobbiamo aspettare Piero, avanti, su. Ordi, cavaliere, offri il bicchiere. Bravo, Arcanti, l'ho già gustato. E come ti ringrazio? Lo so, se fossi una vigna ti inonderei come un fiume, lo fece Giosuè. Ma se vorrai onorare un giorno la mia tavola, ti offrirò vino e minestra, eh? Grazie. E tu, Esterina, da retta a me, resta con lui e sposalo. Non siamo neanche fidanzati. Male, male, non devi seguire troppe bandiere. Io ho l'impressione che questo sia un bravo ragazzo. Dopotutto, lo sei. Lasciamo perdere. Male se vi separate. L'uomini e le donne sono creati per stare insieme. Non bisogna assolutamente perdere la fiducia nella vita. La parola d'ordine è fidati. La vera rovina è il ragionamento. Chi più pensa, meno pensa. Questo non lo conoscevo. È mio. Mi hanno chiamato il poeta dei proverbi. Senta, nonno, facciamo tardi. Dove la portiamo, la vostra roba? A casa mia. E perché? Dove me la volevi portare? Ma domani vi sbattono fuori. E chi lo dice se è casa sua? Ah, per me, fate come volete. No, 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 non come voglio io, ma come giusto. Io non posso adesso andare in cerca di un'altra casa. Casa mia è quella là. E una casa amparata non si trova mia tanto facilmente. Ci vogliono anni prima di riabituarmi. Giusto. Andiamo, amici, perché purtroppo ormai è tardi. Piero. Oi, abbiamo trovato un altro carico, meno male. Dai, su, Piero, che la vacanza è finita. No, non mi parlate di lavoro. Dai, muoviti, lavora e vergognati. No, ho il vestito nuovo, e poi perché lo devo caricare io? Ma Cocchino è stanco. Perfetto. Dai, che ce ne andiamo. Che bella casetta che ci avete. Bello, brutta, un conta. Quello è conta e che gli è mia. Scusate tanto. Noi ce ne andiamo. Oh, grazie, amici, quando ripassate venite a trovarmi. E ricordatevi che questa è casa vostra. Sì, arrivederci. Dai, Esterina. Addio, buon viaggio. La prossima volta pranzatevi. Io accetto. Resta con noi. Mi piacerebbe. Allora resta. Vedi, saresti contenta? Tu sei di casa ormai, Esterina. Tu mi capisci, mi segui. Ci sarà sempre vi un letto per te e un fiasco di Bardolino. Ma sta ben attento. Quando una ragazza viaggia da sola con due uomini, se alla fine un agguanta almeno uno, perde la reputazione agli occhi della gente. Giusto, avete ragione. Ma i ficcanasi soliti non ci arrivano fin qui. Dunque, quando vuoi, torna. Questa è casa tua. Un letto e un fiasco di Bardolino li trovo sempre. Sempre, Esterina. Arrivederci, eh? E non inseguire tante bandiere, ti si riempie la testa di stoffa. Addio. Addio. Esterina! Vengo! Arrivederla e grazie. E di che? Che padre che avete. Sono 42 anni che ce l'ho. Quello sì che è un uomo. Da manicomio. Sì, sfotti tu. Intanto si è ripresa a casa sua. Fino a domattina. Ma allora non hai sentito niente. Fino a domattina. Ma se mi ha anche invitata. Non lo smuovono neanche i carri armati. Beh, dormi, va? Dormo quando ne voglia. Sei un bugiardo e ti dai un sacco di arie. Magari la vita fosse così semplice. Ma credi che tutti devono comprarci un camion? Che cosa c'entra? Per te non c'è altro al mondo. Sapessi quanto gliene importa la gente che tu c'hai il camion? Ma guarda un po' che effetto le ha fatto quel vecchio. Perché vale 100 di voi, 100 con tutti i camion. Come ci stimi poco, Esterina. E tu sta zitto, che hai moglie e vai con le altre donne, mi fai schifo. E che c'entra? Come schifo, che schifo? Ma perché non l'hai lasciata a Pisa? Hai ragione. Così facevano coppia, matti tutti e due. Con le chiacchiere si finisce in mezzo alla strada morti di fame. Non montarti la testa, Esterina. Basta, basta, mi avete stufato. Comprate il camion, pagate, pagate. E quello si riprende la casa gratis, alla faccia vostra. Capirai, la casa. Thank you.
Perché? Che succede? Dai, ti ho detto di scendere. Ma dove siamo? Uffa, salta giù. Dai. Insomma, mi vuoi dire che posso essere? Siamo al porto, se ti vedono sono guai per te e per noi. Vattene. Dino, ma sei... Aspetta qui, tu non puoi entrare. Ma io che faccio? Pensa al vecchio. Mi lasciate sola. E fatti una passeggiata. Su, fila. Di, tu, non si può passare. Da nessuna parte. No. Che onde, eh? Mi sa che è arrabbiato. Ma guarda un po' che asparagio. Qualcosa, i signori? Sì, un gelato alla fragola. Subito, signore. Buongiorno, signore. Senz'altro. Che bello che sei. Un doppio whisky con un po' di ghiaccio. Va bene, dottore. Quante belle macchie che hai. Cosa dici? Ah, ti piacciono i complimenti, eh? Sembra che Boris la conosca. Ha fatto subito amicizia. Beh, con i cani è facile. Più o meno sono tutti uguali. Con le vacche e gli asini è più dura. Ah, sì? Qualcuno si rifiuta pure. Davvero? Non lo sapevo. Beh, vede, io ho vissuto per 15 anni in campagna. E lì ho uno lega con gli animali e un muore. È chiaro. Si sieda. Grazie. Prende un caffè? No, fa venire il nervoso. Grazie. Non dormo per tre notti. Allora, una pasta? Le fanno buone? Ne assaggi una, casomai la rimanda indietro. Cameriere? Eccomi. Senta. Desidera, signora? Ci porti delle paste? Subito. Le piace la campagna? Beh, gli alberi e qualche montagna. Con le montagne bisogna andarci piano. Sono traditore. E suo marito cosa ne pensa delle montagne? Deve ancora nascere mio marito. Lei è dell'Alta Italia, vero? Sì. E adesso cosa fa? Giro il mondo. Oh, una bella idea. Sola? Quasi. Ma adesso cerco servizio e mi metto sola. Posso? L'acqua no, l'acqua spacca i ponti. Le porti un aperitivo. Bene. Sì. Mi metto sola perché quei due del camion mi hanno stufato. Pensano che non sono buona a niente. Però, mi scusi se glielo dico, ma lei come domestica è sprecata. Provi a fare qualcos'altro. Magari. Dovrebbe tentare. Ma che cosa? Ha fiducia nel destino. Abbia fiducia in se stessa. Non sono molti quelli che riescono a parlare con i cani. Sì, ma poi con le chiacchiere si finisce in mezzo alla strada. Potrei darle io un indirizzo. Per i cani o per la serva? Le piace essere bella? Insomma, sì. Mi faccia pensare. Dove la mando io le faranno fare l'infermiera. Ma io non ho studiato. È un istituto di bellezza. Lei dovrà curare i clienti. Le punture mi fanno venire la tremarella. Anche a me. Ne ho fatta una sola, antirabica, da bambina. Qui, alla pancia. È un bel mestiere l'infermiera. Quasi come la gelataia, vero? Forse di più. E il conquibus? Vedrà che le offriranno 20-25 mila lire mensili per cominciare. E poi starà lei a far carriera. Accidenti, ma lei pensa che mi prendano? Perché no? È bellina, ha presenza, un carattere allegro. Ho sempre fatto ridere tutti io. Ecco, questo è l'indirizzo. Via Machiavelli 3. Grazie, grazie tante. Ci vado subito. Oh, mi scusi, mi dimenticavo. Se permette, offro io. No. Vada, offrirà lei al primo stipendio. D'accordo, grazie. Ehi, lei dove va? Devo dire una parola a uno col camion. Ce l'ha il permesso? E ci metto un minuto. Dai, dai, ragazzina, torna indietro. Ma è urgente, sennò mi scappa il posto. E metteci in piedi sopra. E fa presto a ridere lei. Te ne vuoi andare? Senta, mi faccia almeno un piacere. Quel camion lì c'è uno che si chiama Gino. Lei glielo dice, è Sterina che sono io, è andata per un posto. Poi telefona, ha capito? Telefona dopo. E se ha trovato il posto si ferma. Se mi danno una buona paga è meglio per tutti e tre. I soldi servono. Mi raccomando, eh? Sì, sì, vai, vai. Grazie. Ma che volevi? Mo,
Ha parlato mezz'ora. Adesso c'è chi te lo spiega, burro, e su, buona. Su, avanti, muovi. Ma perché mi prendete per il collo? Lasciatemi! Non fare resistenza. Ma che cosa fa? Ma perché mi trattate così, ehi? E questa chi è? Una che ha suonato. Mi hanno scritto da Torino, ma non ho rubato io il moschito, me l'hanno portato cos'è via. Cos'è questo moschito? Chi l'ha rubato? Lo so, lo sapevo che mi perseguitavano i padroni, ma era vecchio basta, più del mondo. Basta, smettila di sfidare. Mettiti a sedere e ricapitoliamo. Insomma, documenti. Ho solo 1500 lire di circolante. Già, credevi di aver trovato l'America, tra queste non c'è. Non me la sono mai fatta la fotografia. Ferma, come ti chiami? Orazio Serina. Nata? Seggiano. Anni? 17, anzi 16 e tre quarti. Scrivi 17. Cosa scrive quello laggiù? Non ti impicciare, dove abiti? Momentaneamente qui. Che cosa vuoi dire? Tio, to, Torino, è il numero del camion dove abito con Gino e Piero. Controlla questo numero e questi due. Li trovo al porto adesso, se vuole. Stanno scaricando la sottosa. E quanto tempo è che fai il mestiere? Da quando avevo 8 anni. Sì, va bene. 8 anni? Subito. Ma sei matta? Da quando avevo 8 anni che faccio la serva. Serio? Ma che serva, non fare l'ingenua. Pronto, sì? Sì, digli che vengo subito. Coniugata? Chi? Tu. Beh, ci spero. Un giorno o l'altro. Sì, va bene. Senti, con me è inutile che fai la svanita. Chi ti ha mandato? Mi ci ha mandato una signora. E lei? Chi? Una signora alta, elegante, con gli occhiali. Sì. Posso andare? Dove? Via, o se mi date il lavoro. Che lavoro? È quello che mi ha detto la signora, una specie di infermiera. Sì, aggregala. È per il lavoro. Oh, vieni, te lo do io il lavoro. Come vi portate? Lasciatemi, no! Cosa fai, morti? Tu, ne approfittate muoviti. Perché siete in due, Mi sa che la ragazza c'entra poco. Sì, è proprio quello che penso anch'io. Ad ogni modo sarà molto meglio tenerla d'occhio, non si può mai sapere. O che ci vorrà di molto, capitano. Quando arriva il furgone? Ma dove ci portate? In villeggiatura. Dove sarebbe questa villeggiatura? Al fresco, 3 per cella. Ci arrestano? Ma come, niente lavoro e ci arrestano pure? E fateci un pianterello, stupida. Che tradimento. Si, ho trovato a Circhi, il traditore. Vallo a cercare. Che succede al fresco? Ti prendono nome e cognome e ti fanno la visita medica. Nuda? Mm-hmm. Non fa caldo, meglio, no? Guarda che ti vestono con la pelle di mamma. Sì, tu fa un bel vedere. Ok, ti vergogni, tanto dopo ti rivestono. Questa è nuova. Stebone a te a star. Stampa dea se ti via fa. Perché si può scappare? Provati. Posso andare al gabinetto? È vero? Non resisto più. Vieni. Entra qua dentro, svelta. E non chiudere a chiave. Spicciati. Dal commissario si aggiusta tutto. Ma noi dobbiamo partire, abbiamo le ore fissate per lo scarico. Ma il mondo non muore per questo. Favorite, parlate della ragazza a destra e a sinistra e ripartite. A me non importa nulla, il carico deve partire un altro camion. Ma sarà questo. Ma lo sente come protesta, noi dobbiamo andare via. Ma ha appena detto che voi partite dopo. La miseria, con il camion già carico, noi chi ci paga? Mica volete che vi paghi lo Stato. Ma chi ha parlato dello Stato? Abbiamo già detto tutto a lei, come l'abbiamo conosciuta, chi è?
Tenetela bene sotto chiave, date retta a me. Questo non pregiudica, su giovanotti, dovete ripetere tutto il commissario. Destra e sinistra e poi ve ne andate. Mi taglierei le mani, mi taglierei. Io invece ti romperei la testa. Anche questo guaio, ci mancava solo questo. Allora, scarico. Ma fa come ti pare. Domani il sapone, destra in Alta Italia. Ho detto di fare quello che ti pare. Senta, non potrebbe dire che non ci ha trovato. Intanto mettetevi lì, su, forza. Sulle Torino, cosa al telefono. E state pronti. Ma cos'altro sarà successo? Allora, che fa, scarico? E scarica, scarica, se non lo butto a mare, scarica! Via, dai, forza, scaricate! Allora, sentite, c'è un carico per Torino. Si parte subito, tra un paio d'ore. Allora, quelli scaricano? Sì, sì, quelli scaricano. Pronto, chi è? Chi? Senti, Esterina, mi hai rotto proprio le... Sono peggio del padrone, ma io li pianto subito. È finita. Mezzo chinotto fresco. Non ce l'abbiamo sciolto. Birra? Fortuna che c'è chi mi vuol bene. Come ha detto? Niente, niente. Un fiasco di Bardolino. Subito, signorina. Lo beve qui? No, lo porto a casa. E questi per i bambini? Sì. Sarà contento il vecchio. Mi dai una granita? Quant'è? 750 in tutto. E il resto? Il resto mangia. Grazie. A Pisa. A Pisa? Dove ha detto? A Pisa. Poi, a Pisa sono 30 chilometri. E quando ci arriviamo? All'alba? Ma perché non prendi il treno, scusi? È al treno, allora. Via! Va a Torino lei? Perché? Se ci avesse un passaggio. Ce li ha i soldi per le spese? Ho 30.000 lire. Beh, sali. Soldi ce li hai davvero? E come no? Fammi vedere. Ecco la ricevuta. Cos'è questa storia? Sono le 30.000 lire. Ma con questo pezzo di carta ci puoi incartare del salame. Quanto c'hai di circolante? 200 lire. 200 lire? Scendi. Perché? Perché a Torino ci vai a piedi. Io sono un commerciante, ne ha? E per i fondelli non mi ci ha preso mai nessuno. Ma nemmeno io, vi giuro. Ma però ci hai provato. Vedi, io sono buono e caro. Con questa motocicletta ho girato tutta l'Italia. Ci ho portato ricchi, poveri, disgraziati. Ma se mi prendono in giro, no. Scendi. No, non scendo. Scendi. Neanche se mi picchia, non scendo, non scendo. La miseria ti rompe. E dovevi portare, mi ci devi portare per forza. Ma dai, zitti, ci parlo, tu sono... A Torino mi ci dovete portare, a Torino. E te l'ho detto. Se no io mi ammazzo, mi ammazzo. Ringrazio.
grazie a Dio che non mi lasciate! Non mi lasciate! Mollo! Mollo, ti ho detto! Sia buono, non mi lasci! Faccio come una frittata e impara la stazione! Non mi lasci! Posso dire! L'ho ricevuta di Piero! Fatemi! Chi è Gino Di Loro? Io. A lei è quello sposato? Sì. Figli? Tre e mezzo, uno è... Lei è il fidanzato? No, non... Beh, devo dirvi che le cose per la ragazza non si mettono troppo bene. C'è il verbale della polizia. Tentato suicidio. Ma perché non ha telefonato? Ha telefonato, è che io, stupido, non... Cosa le faranno? La manderanno a casa. A casa accompagnata dai carabinieri. Dopo incidenti di questo genere ti posano gli occhi addosso e non ti danno più pace. E una povera ragazza si ritrova sul marciapiedi. Accomodatevi. Datemi i vostri indirizzi e le vostre generalità. Vedrò quello che potrò fare con la polizia. Si può mettere la cosa a tacere? Avanti, nome e cognome. La riaccompagnerete a casa voi, forse. Ma sotto la vostra responsabilità. Cominci lei. Nome e cognome. Gino Buratti. Suor Maria. E lei? Mi chiamo Suor Teresa. Che cosa vuoi? Vedi? Sono venuti. Ciao, Esterina.
Hai sonno? Vuoi salire in cucetta? No. Che fa? Piange. Non te la devi prendere così. È stupido. Mica tutto può essere come la pensi tu. Ma lo capisco che soffri, mi dispiace, ma devi sforzarti. Tanto è inutile. Ma pensa alle cose che puoi fare, non a quelle che sono successe. Ma cosa devo fare? Fa come ti pare, ma non stare zitta tutto il giorno. E levati quell'idea sbagliata dalla testa. Hai visto, un carico l'abbiamo trovato lo stesso. Certo, è stato un momento difficile, ma a tutto c'è rimedio. Ma sì, avevi ragione tu. A forza di pensare al camion mi sto giocando la fantasia. Ehi, ti ricordi quanto chiacchieravi tutto il giorno? Ci rintronavi le orecchie. Ti riporto io a casa, eh? E poi ci rivedremo. Beh, qualche domenica, i giorni che non c'ho lavoro, ti vengo a trovare. Andiamo a spasso, va bene? Esterina, ma fa piacere a me, sai, mica lo faccio per pietà. Andiamo al cinematografo come due fidanzati. Accidenti, ma quanto ci mette, Piero? Sei uno come me? O perché tu come sei? Come tuo nonno. Gino! Esterina! Chi l'avrebbe detto che è così bello essere innamorati? Mi viene da piangere. Me lo aspettavo. Non mi ucciderò mai più. È tutto diverso adesso. Gli alberi, le case, le strade. È proprio cambiato. Mi hai cambiato gli occhi tu, Gino. Grazie. Ma di che? Non ti arrabbiare. Io? Strilli. E adesso stai zitto tu. Facciamo a turno. Su, di qualcosa. Che cosa devo dire? Non lo so, a me va di chiacchierare. E a lui no, invece. E io le voglio bene lo stesso. Anche se si taglia la lingua. Come sta meglio, secondo te? Gino e Sterina o Sterina e Gino? Dove? Ma dappertutto. Per esempio, scritto su una lettera, che ne dici? Adesso io mi addormento, tu mi fai le carezze, così ti sogno. Sì, Sterina. E mi dai anche un bacio? Sì. Mi vuoi bene, Piero? Sì. Fammi gli auguri, allora. Certo, Esterina. Tanti auguri. Quanti ne vuoi tu? Non ce n'è bisogno di tanti. Adesso sono felice. È la prima volta che sono felice.
perché voglio bene a Gino. Beh, io sono arrivato. Ciao. A domani, Piero. Dai, Esterina, scendiamo anche noi. Allora, quando ci vediamo? Faccio un salto da te stasera. Ti aspetto. Papà, papà, Piero, Piero! Ehi, ciao, amore, come va? Ciao. Oddio, oh, come ti ha assassinato. Dì un po', chi è quella ragazza? Te lo spiego dopo. Esterina, questa è mia moglie. Piacere, molto lieta anch'io. Ecco, ciao, brava, perché non mi andate a fare una chiacchierata voi su, due? Su, bambini, andiamo. Allora, con Esterina che fai? Ci abbiamo cervelli diversi io e te. La simpatia è una cosa, ma la vita è un'altra. E poi, se avessi dovuto prendere sul serio tutte le ragazze con le quali sono stato... Che bel paio di scarpe che ha. Dove le comprate? Ah, in Corso Monginevra, ce l'ho portato. Mamma, il gelato, grazie, lei è un amico. Gelato, anche a me il gelato. Che c'è? Vuoi un gelatino? No, la prego, non si disturbi, non è il caso. Due gelati. Oh, anche a lui? No, no, due soli. Esterina, un altro discorso. Già, adesso è un altro discorso. E tu, non ci avevi provato? Stai tranquilla, all'inferno ci vado io, ma non mi romper l'anima. Senti, sai che cosa farei? Ti prenderei a schiaffi. Sono 5 anni che lavoriamo insieme. T'ho conosciuto che eri alto così. E quando sei rimasto solo, t'ho sfamato, t'ho vestito. Facevo il barbiere e sei riuscito a mettermi in testa questo maledetto camion che te lo sbatterei dietro se non avessi moglie e figli. Sai che farei? Ti sputerei in faccia. A un altro gli avrei già spaccato il muso. Ma se vogliamo ancora stare insieme, stai attento, fatti gli affari tuoi. Sono maggiorenne e non accetto consigli da uno che è più disgraziato di me. Esterina, forza! Ce ne andiamo. Arrivederla, signora, tanto piacere. Anch'io, venga presto a trovarla. Ciao. Ciao. Ringraziato. Ciao, Piero. Ciao, Esterina. Ciao. Ah, quella è la fidanzata di Gino. Per altri 5 minuti. Dove andiamo adesso? A casa. Sì, andiamo. A casa tua? Perché a casa mia? Ce l'avrai una casa, no? Grazie tante. Ma cosa pensavi? Che ci saremmo messi a vivere insieme? Sì. Meno male. Ci conosciamo appena. E se poi ti stufi? Io non mi stufo. Lo dici adesso. E magari lo posso dire anch'io adesso. Ma poi? Fra un mese, fra un anno. Non mi importa quello che è successo. Mi importa che non mi vuoi bene. È proprio un dolore questo. Perché mi sono sbagliata un'altra volta. Ma perché dici così? Perché esageri? Possiamo continuare a vederci? No. E allora no. E spero di non incontrarti mai più. Io non ti rispondo neanche. E fai meglio. Ma guarda come doveva finire. Mi fa una rabbia che non riesco nemmeno a piangere, non riesco. Insomma, senti, io sono pronto a tutto. Se pensi che ci sia qualcosa che io posso fare per te, dimmelo. Niente, l'hai già fatto. Grazie lo stesso. Basta così, mi riporti a casa e grazie. Mi sono fatta anche il viaggio. Corri su. Corri! E corri! Mi riempirei la faccia di schiaffi. Sai che risate? No, perché capisci? Ci si mette tutta la vita a cercare di non fare certe cose. Specie se si vuol bene. Io non so spiegarmi. Ma non posso sposarti. Non me la sento. Voglio essere sincero. Non dici niente? No. E non dire niente nemmeno tu, per favore. E il mio pensiero è nel bicerla, la mia passione è nel bimbon.
malamorosa, malamorosa, il mio pensiero Esterino. Del bicer. Quanto è brutta l'estate. È questa? Sì, casa mia. Proprio questa. Ma non vogliamo parlare più? No, ciao. Aspetta. Le 30.000 lire. Grazie. Esterina! Esterina! Grazie! Maternità? Morta bombardata. Paternità? Non lo so, quando sono nata non c'era più. Sei già stata qui, mi pare. Mi avete messa voi a far la serva. Poi volevo cambiare. Hai trovato il solito mascalzone. Non è vero. Credete che nella vita sia tutto facile? Come al cinematografo. Il ragazzo, l'amore. Cominciate tutte così. Quante ne ho viste come te. Poi gli anni passano, la morte si avvicina e tornate tutte qui. Col grembiule, come me. No. Io non me lo rimetto il grembiule. Io mi sposo. Mi sposo! Mi sposo! Ciao. Ciao, dove sta Piero? A casa sua, perché? Tieni, portagli questo. Questo è per te. Che cosa sono? Confetti. Confetti? Sì, confetti. Non li hai mai conosciuti? Si mangiano. Sì, ma perché me li dai? Perché mi sposo. Ti sposi? E con chi? Con uno che fa il pensionato. C'ho l'appuntamento tra un'ora. Ciao, Gino! Aspetta, Esterina. Che tipo è? Beh, eccolo. È uno che c'ha la novantina di camion. Anzi, se dopo mi fai la telefonata, vedrai che ti faccio sistemare. Che cosa stai dicendo? Beh, scusa, ti fa lavorare col camion. Un pensionato, i camion, ma sei matta? Ormai gli ho già dato la parola d'onore. Ciao, Gino, c'ho l'appuntamento tra un'ora. Ciao! Esterina! Che altro c'è? Non lo vuoi mangiare un confetto con me? Fa presto, su, devo fare un sacco di pratiche. Ma quando ti sposi? È uno di questi giorni. Mi sono già fatta la fotografia. Tieni. È amaro. Prendine un altro. Buono. Favorisci anche tu. Questi glieli andiamo a portare subito a Piero. Ma io come faccio? Ho l'appuntamento. Non ci vai. Allora perdo quel pensionato, non mi sposo più. Ne trovi un altro? Sì, un altro. Gli anni passano e la morte si avvicina. Su, dai, Esterina, monta. Devi venire da Piero, c'è anche sua moglie. Le farà piacere. Li mangiamo insieme. Beh, magari. Anche sua moglie è un'amica, vero? Esterina, lo sai che t'ho cercata. Tanto. Beh, chi cerca trova. Non piangere. Adesso non devi piangere. Tu vieni con me. E lasciami piangere. Non lo vedi com'è il mondo? Più dici le cose false e più ti credono. Anche tu. No, Esterina. Adesso è finita. Adesso basta. Sì, basta.
Punto e basta. E me pensieri se nel bicer, la me passione se nel bimbon, malamorosa, malamorosa. E me pensieri se nel bicer, la me passione se nel bimbon, malamorosa, mi che pensi no. Thank you.